Signori, diversi sono gli investimenti che si possono fare con gli immobili. Ovviamente ogni investimento immobiliare ha le proprie caratteristiche, esattamente come ogni categoria di investitore ha le proprie esigenze. E dovrebbe essere poi facile da capire che ad ogni bisogno corrisponde una strategia diversa, così come per ogni strategia c'è un... Seguitemi, seguitemi in questo video che ho da dirvi alcune cose. A proposito di tipi di investimenti, vi dico subito che in questo video parleremo di compravendite immobiliari, mentre a proposito di modalità dell'investimento, nei prossimi video parleremo anche di saldo e stralcio, acquisti di crediti immobiliari, di assegnazione a favore di terzo, eccetera, eccetera. Bene, ciò detto, sappiamo che chi acquista un immobile all'asta o sul libero mercato lo fa o per andarci a vivere o a lavorare, o per fare operazioni di trading. Acquisto a 5, vendo a 20, ci guadagno 4. O per mettere l'immobile a reddito, cioè affittarlo. Si sa poi che ci sono investitori che hanno qualche euro da parte e che vorrebbero sì acquistare immobili scontati, ma non hanno proprio il tempo di cercarli. Investitori che vogliono iniziare a fare questo di mestiere, che non hanno grande disponibilità economica e che gli immobili se li cercano da sé. Ci sono poi gli investitori che hanno invece capitali da investire, ma che non hanno né il tempo, né la voglia, né la necessità di mettersi a cercare gli immobili da acquistare. E ci sono anche gli investitori occasionali, per capirci, quelli da un acquisto e via, che non hanno necessità, come gli investitori professionisti, di acquistare ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, cioè al 50-60% in meno, perché acquistano per sé, non devono rivendere, non devono lucrare, devono andarci solo a vivere o a lavorare. Questi, cioè, sono quegli investitori che sognano di fare un regalo a figli con la buona uscita o ai nipoti, o quelli che stanno cercando un negozio dove iniziare un'attività lavorativa, o un capannone per ingrandirsi, o una casetta in montagna o al mare, eccetera. E anche questi sono tipi di investitori che non sanno nulla sugli immobili e che, a meno che non gli si presenti l'occasione sotto il naso, sognano magari di acquistarli all'asta per ridurre le spese, ma che però hanno paura di avvicinarsi perché non saprebbero da dove iniziare e così via. Qualunque sia il motivo dell'acquisto e qualunque sia la categoria alla quale gli investitori immobiliari appartengono, tutti, indistintamente, si riconoscono perché comunque o sono quelli che con pochi o molti soldi a disposizione non hanno comunque alcuna competenza in materia e che non hanno nemmeno il tempo di cercare gli immobili. O sono quelli che, volendo fare l'investitore immobiliare di professione, hanno bisogno di imparare più cose possibili in questo settore e che, a prescindere dai soldi che hanno a disposizione e dai corsi di formazione che possono o che non possono permettersi di frequentare, di sicuro vogliono dedicare molto del loro tempo a cercare l'immobile giusto e ad accrescere sempre di più le loro competenze. Sì, ma dove vuoi arrivare? Ci arrivo. Ok, dove voglio andare a parare? Qualunque sia la categoria alla quale l'investitore appartiene, è fondamentale che inizi a capire queste prime cose, e cioè: se è un investitore con capitali sufficienti, ma che non ha né tempo né voglia di cercare l'immobile da acquistare, la cosa migliore che possa fare è quella di rivolgersi ad un'agenzia immobiliare che gli metterà a disposizione gli immobili di cui ha avuto mandato a vendere sul libero mercato e che lo assisterà nei passaggi preliminari, iniziali. Se è un investitore immobiliare che invece non ha molti soldi da spendere e che ha bisogno quindi di risparmiare, eppure parecchio, dovrà allora pensare di acquistare immobile all'asta giudiziaria anziché sul libero mercato. E se poi questo stesso investitore non sa come acquistare all'asta, dovrà allora rivolgersi ad un consulente, ma non all'agente immobiliare, che per quanto bravo possa essere, avrà sempre una conoscenza assai limitata in questo campo, ma a parità di prezzo all'avvocato esperto.
ed esperto non già di diritto immobiliare, che può significare esperto di diritto condominiale, ma esperto di espropriazioni immobiliari, di pignoramenti immobiliari e di aste giudiziarie. Non so se sia chiaro a tutti che le aste immobiliari si svolgono nell'ambito di un giudizio, un processo civile, rappresentano cioè una piccola fase, per la precisione l'ultima fase del giudizio di espropriazione immobiliare o fallimentare. Ecco perché il miglior consulente non può che essere un avvocato. Beh, l'agenzia immobiliare potrebbe dire che per fornire il suo miglior servizio in asta si rivolge ai suoi legali di fiducia. Ah sì? E se fosse vero, che senso avrebbe pagare l'uno e l'altro? Riflettici. Probabilmente è giusto per una questione di marketing. Le agenzie arriverebbero a mettere al massimo a disposizione il praticante avvocato, il giovane dottore appena laureato. E poi scusa, glielo fanno vedere al cliente l'avvocato di cui si servono? Glielo fanno scegliere? Ora è vero che a parole sono tutti bravi, è vero che i bravi venditori sanno convincerti bene, però è altrettanto vero che, accidenti, il cliente che deve comprare un immobile e che non sta comprando un cioccolatino ha il dovere di aprire gli occhi ed informarsi, almeno un minimo. Faremo bene a battere molto su queste cose, perché mi sono accorta che c'è molta disinformazione. E vabbè, noi ci proviamo, poi ciascuno fa quel che gli pare. Comunque, fammi finire. Se invece l'investitore vuole fare questo di professione, beh, dovrà essere in grado di acquistare sia sul libero mercato, quando gli si presenta l'occasione, quando col tempo avrà magari l'agente immobiliare amico che gli passerà qualche buona informazione, sia e soprattutto all'asta, dove ancora è l'unico posto dove si possono fare affari senza avere le conoscenze giuste. Ovviamente l'investitore che vuole intraprendere questa carriera, a differenza degli altri investitori, dovrà però avere qualche competenza e dopo le prime basi, conoscenza dei prezzi di mercato, conoscenza della zona, giusto assetto mentale, eccetera, anche lui per stare tranquillo, a meno che non sia un avvocato che faccia di mestiere l'avvocato, è bene che si faccia affiancare o che si faccia poi formare da un avvocato esperto. Non ti conviene fare questi video, dici la verità, dici le cose come stanno, ma ti fai come sempre molti nemici, riceverai molti dislike. Pace, io cerco l'attenzione solo degli onesti. Vi sarete accorti che in questi anni il mercato immobiliare è in fortissima crescita. Da un lato tutti vogliono investire, dall'altro tutti si propongono come esperti. E in questo marasma generale l'investitore che vuole acquistare un solo immobile o che vuole iniziare questa attività come lavoro è ancora più disorientato.